La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 29 novembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Il quotidiano nazionale romano Il Messaggero dedica la sua apertura alla politica e al duello Bersani-Renzi in televisione e all'ultimo voto, così dice anche il titolo principale, primarie scontro su tasse, alleanze e costi della politica. Legge elettorale Napolitano, basta braccio di ferro. Dopo la politica, la cronaca nazionale, tromba d'aria devasta l'Ilva, gru cade in mare sotto la forza del vento, disperso un operaio, decine di feriti, governo pronte al decreto che autorizza la ripresa dell'attività per 2 anni. Tornando alla politica, parla il ministro Profumo, togliere l'IMU alle scuole paritarie. Quotidiano La Stampa, Bersani-Renzi, duello sulle alleanze e costi della politica, il segretario intese con SEL e Centro, il sindaco no, l'UDC rimanga fuori, PD lo spareggio fra i candidati alla premiership. Un tornado devasta l'Ilva, Taranto disperse un operaio, diversi feriti in città, tra cui 10 alunni, emergenza maltempo anche in Toscana, allagamenti, sfollate centinaia di famiglie, allerta per 7 regioni. Legge elettorale, basta equivoci, appello di Napolitano ai partiti, mantenete gli impegni che avete preso, tributi dei comuni, niente privati per le riscossioni, torna la fiducia, i bot sotto l'1%, come 2 anni fa. La Gazzetta del Mezzogiorno, passiamo dunque alla pagina regionale, il governo salva un'Ilva devastata, apertura dedicata al fatto di Taranto, giornata col batticuore, prima la tromba d'aria, poi il decreto che riapre la fabbrica. La Gazzetta di Lecce, sequestrato il tesoro di Giovanni Vantaggiato, Copertino, bloccati yacht locali, il deposito di carburanti e 2 conti correnti, il valore dei beni è di oltre 2 milioni. Taviano muoiono insieme a 2 settimane dall'incidente, marito e moglie sono spirati a poche ore l'una dall'altra, commozione per il destino di 2 anziani coniugi rimasti feriti lo scorso 13 novembre. Lecce, furti nelle abitazioni di medico e poliziotto, altri 2 colpi messi a segno in città tra martedì e ieri mattina. I ladri si dileguano portando via 17.000 euro, oggetti preziosi e una pistola. Palazzo Carafa, buoni pasto del comune, buco da 150.000 euro. I rimborsi agli esercenti arrivano dopo molti mesi di ritardo. Il capogruppo del PD, Paolo Foresio, chiede all'amministrazione di fare chiarezza sulla delicata vicenda. Nuovo quotidiano di Puglia, Lecce, concorsi pilotati, c'è la lista, sequestrati all'università documenti con i nomi dei vincitori predestinati, le perquisizioni della polizia in Ateneo, ignorata la diffida di Nicolis sul reintegro. E nella pagina centrale anche un tornado sull'Ilva, terrore, morte e distruzione, in foto i danni che sono stati provocati dal maltempo ed una delle gru abbattute nel porto. Omicidio in Piazza Palio, minacciata la testa e ritratta, colpo di scena davanti al giudice, ho mentito e inventato tutto. Infine l'intervista all'assessore regionale Barbanente sul piano urbanistico di Lecce, Pug, la città va ascoltata. Pagine interne del quotidiano di Puglia, Lecce autorizzazioni scadute, a rischio il maxi cantiere, valutazione di impatto ambientale da rifare per la regionale 8, l'assessore Amati da Bari, ma non prendetevela con i dirigenti. La protesta, ma qui si muore di burocrazia, gli operai palumbo sul piede di guerra. L'università nella bufera, concorsi e nomi, sequestrata la lista, prove pilotate, i vincitori indicati nei documenti scottanti, prelevati in Ateneo, acquisite le carte per il bando EP e quelle relative agli scorrimenti. Reintegrare Nicolis, il rettore tira dritto, snobbata la diffida dell'ex direttore generale a metà dicembre, il verdetto del Consiglio, resta il nodo delle commissioni nel CDA. Lo sviluppo urbanistico, Pug, la nuova Lecce con i cittadini, l'assessore regionale rilancia la sfida della partecipazione e avverte speculatori fermati sulla costa, bisogna vigilare. L'omicidio di Piazza Palio, minacciata, la testimone ritratta, le versioni di madre e figlia che prima collimavano ora sono diverse, testimonianze acquisite dopo presunte intimidazioni in aula 10 fra poliziotti e carabinieri, la convivente del fratello del presunto killer, ho inventato tutto. L'emergenza maxi furto, torna la banda della fiamma ossidrica, in balia dei ladri, casa svaligiata, via con 57.000 euro.
L'intervista al questore Carella, la lotta ai traffici illegali, ma la città è sicura. Il questore tira un bilancio dopo gli ultimi arresti e sull'escalation di furti avverte: la crisi non c'entra. Concludiamo infine con lo sport. Tesoro, conquistare la B con i conti in regola, parla il presidente ad un mese dall'inizio ufficiale della sua esperienza alla guida del club salentino. E intanto la sede si trasferisce in piazza Mazzini. Anche oggi termina qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo a breve il nostro appuntamento classico con TG News 24. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...